Prima di addentrarmi nella spiegazione delle tecniche per meditare, mi piacerebbe condividere i titoli di alcuni libri che sono stati per me importanti nell'approfondimento della pratica della meditazione della tradizione del buddismo Theravada. Questi autori sono autori di fama internazionale, sono solo i più noti di una vastissima letteratura vastissima e antichissima. Naturalmente esiste una raccolta di scritti del Buddha. È importante leggere, ma che è, diciamo, molto vasta e che certamente va poi affrontata e studiata sotto la guida di un maestro, perché c'è anche un linguaggio particolare. Comunque, gli scritti del Buddha sono stati pubblicati, i discorsi del Buddha, naturalmente, Buddha non scriveva nulla, ma erano i suoi monaci a scrivere e a tramandare i suoi discorsi. Sono stati pubblicati dai Meridiani di Mondadori. Altri libri molto importanti sono, almeno per me, diciamo, inseriti in questa tradizione del buddismo Theravada, sono Larry Rosenberg, Respiro per respiro, pubblicato da Ubaldini, Thich Nhat Hanh, un monaco vietnamita che ha pubblicato moltissimi romanzi, saggi, teatro, poesie, è stato nominato per il premio Nobel per la pace perché era proprio un attivista ed è ancora un attivista che cerca di coniugare il buddismo contemplativo, la pratica meditativa e la pratica meditativa nel mondo, e quindi il buddismo attivo, socialmente impegnato, specialmente contro la guerra. Thich Nhat Hanh ha scritto, appunto, come ho detto, moltissimi libri, tra cui vi segnalerei Essere pace e Il miracolo della presenza mentale. Poi esistono altri autori occidentali, tra cui segnalo Daniel Goleman, che ha scritto L'intelligenza emotiva e tutta una serie di saggi che sono legati a questo Life and Mind Institute che lui ha fondato. E in questi saggi ci sono moltissimi incontri con il Dalai Lama, moltissime dissertazioni sui benefici della meditazione anche per chi non ha una fede, ma semplicemente utilizza la meditazione per stare meglio. Diciamo, un approccio simile ce l'ha anche Jon Kabat-Zinn, un medico che vive a Los Angeles, ha scritto Vivere momento per momento. Jon Kabat-Zinn ha fondato una clinica per la cura dello stress, in cui si occupa di malati terminali o di persone che hanno avuto un forte esaurimento nervoso, o hanno perso ogni motivazione a vivere, sono la depressione. Jon Kabat-Zinn è un maestro di meditazione che ha visto sui suoi pazienti i benefici di questa pratica. E quindi, forse per chi è più scettico, è una lettura molto consigliabile, perché qui non si tratta di mettere un cartellino: sono buddista, sono cristiano, sono
induista. Si tratta di avvicinarci a qualche cosa che fa bene. E il Buddha stesso, nei suoi scritti, diceva: non prendete le mie affermazioni per oro colato. Se vedete che questa cosa, questa pratica, vi fa bene, e secondo il vostro giudizio è qualcosa di salutare, continuate a perseguirla, altrimenti non lo fate, giudicate da voi stessi. Quindi altri autori molto interessanti sono Sharon Salzberg, che ha scritto L'arte rivoluzionaria della gioia, Cristina Feldman, che ha scritto un bellissimo libro che si intitola Compassione, Diane Rizzetto, che è un insegnante Zen, e Charlotte Joko Beck, che ha scritto un bellissimo libro che si intitola Fare niente di speciale. Charlotte Joko Beck è una insegnante americana, notevolissima, e pratica la tradizione Zen. Altri insegnanti Zen di nazionalità inglese sono i coniugi Batchelor, che hanno scritto un libro molto interessante che si intitola Buddismo senza fede. Questi sono alcuni degli autori che potreste approfondire, insieme forse a un autore più, diciamo, complesso, anche se poi in ultima analisi il suo approccio è estremamente semplice. Questo autore si chiama Krishnamurti, è molto noto e ha fondato prima un'associazione che era diventata in India una sorta di grande movimento, poi tra l'altro anche ricchissimo, ma poi ha voluto chiuderla questa associazione proprio perché non voleva che essere considerato una sorta di nuovo messia o guru o maestro, proprio per questa idea che poi ognuno è chiamato a giudicare da sé, a valutare con attenzione gli insegnamenti e di ragionare con la propria testa senza affidarsi a nessun diciamo, insegnamento rigido, dogmatico. Quindi, Krishnamurti è un grandissimo filosofo, che è anche stato, anche se ha messo molto in discussione anche la stessa meditazione, però però meditava sicuramente i suoi discorsi sono estremamente interessanti, sono stati tutti pubblicati da Ubaldini, sono raccolte che hanno per argomento la solitudine o l'amore, la morte, il rapporto tra le persone, l'ascolto, la paura. Però diciamo che Krishnamurti è una lettura già più avanzata. Per un principiante può essere molto utile un testo scritto da un monaco che si chiama Enopola Gunaratama che si intitola La pratica della consapevolezza. Lì sono spiegate con molta chiarezza le tecniche meditative di questa tradizione. E quali sono i fondamenti per cui le si pratica?
Per concludere, vorrei certamente citare Corrado Pensa, che ha scritto il libro La tranquilla passione per Ubaldini, ed è un insegnante conosciuto in tutto il mondo, collegato ad alcuni degli autori che ho citato prima. E come per esempio a Larry Rosenberg, Jack Kornfield e Sharon Salzberg dell'Insight Meditation Center di Boston, e collegato anche a Cristina Feldman Genù, che insegna in Svizzera, Cristina Feldman, che insegna in Inghilterra. È un grande maestro. Io ho avuto la fortuna, e ho ancora la fortuna, di seguire i suoi insegnamenti, e il suo centro è a Roma, si chiama AMECO, Associazione per la Meditazione di Consapevolezza. Mi sembra che questi siano alcuni dei maestri e dei autori che tutti possono rintracciare o ordinare in libreria, e che possono certamente essere un validissimo strumento per approfondire questa tradizione. Allora, a domani. Domani vi cercherò di spiegare come si medita, nel senso proprio i primissimi passi di questo mondo molto vasto. Allora, a presto.